Ciao amici, benvenuti in questa nuova puntata dell'Officina Vegetale. Domani sarà per me chiaramente il 1° di settembre e andiamo a fare un po' più o meno il resoconto di quello che sono state le produzioni, la mia piccola produzione di questo orto appunto, sperimentale per questa nuova avventura di questa mia nuova vita che ho qui in Inghilterra e facciamo più o meno il punto vedendo i pro e i contro di questo orto. E vedendo dove posso migliorare chiaramente per l'anno prossimo e per le nuove culture. Quindi adesso andiamo a vedere cosa è successo qui. Eccoci amici, con alle mie spalle l'orto, la serra, i pomodorini, quelli piccoli gialli. Devo dire che ho avuto una grande soddisfazione di questi pomodorini qua, sono stati eccezionali, ne ho ancora in serra, mi hanno dato un sacco di produzione, abbiamo fatto circa un 2 kg alla settimana, sono andati avanti così, ancora ne sto togliendo, vedete? Questi sono i risultati, sono piccoli, ma non avendo niente di chimico all'interno, sono eccezionali, hanno un gusto incredibile. Tra l'altro abbiamo fatto anche delle padellate con Anna, proprio molto semplici così. Un filo d'olio, un po' di cipolla, un po' di, almeno per me piace tanto, un po' di aglio, oppure un po' di carota dentro. E buonissimo, con una fetta di pane, cioè mangi da re. Veramente, anche per l'anno prossimo sicuramente li farò. Allora, hanno preso tante botte questi pomodori, poverini, perché qui vento, pioggia, freddo all'inizio, la mega gelata, vi ricordate? Vi lascio il link da qualche parte, andate a vedere i video della serie appunto Officina Vegetale. Poverini, hanno avuto un calvario questi pomodorini, però hanno dato veramente un sacco di frutti che sono questi qui. Sono piccoli, ma sono veramente buonissimi. Non li ho mai sentiti così, ne avevo già mangiati, ma almeno da noi in Italia, quando ero prima in Italia, ma anche quando vivevo in Svizzera, avevamo quelli rossi classici e quelli gialli, non, sì, li avevo visti, però non è che più di tanto ne fai uso, ecco. Io li ho scoperti per la prima volta qui e adesso li amo. Questo pomodorino qui è eccezionale, veramente buonissimo. Andiamo a vedere i risultati, perché qui praticamente la stagione si conclude ed è stato, ripeto, un esperimento per me, anche perché non l'avevo mai fatto. Sono completamente a digiuno in quello che riguarda gli orti. Mio nonno era un grande a fare l'orto, aveva una produzione di tutti i tipi di ortaggi, una cosa incredibile, proprio una cultura che viene ancora dal dopoguerra, quando non aveva nulla, che lui era pure orfano, quindi dovevi mangiare, lui si è fatto sempre l'orto, quindi. E io ho sempre chiamato gioielleria perché da lì tirava fuori delle cose incredibili, sempre senza veleni. E andiamo a vedere cosa è successo. Tra l'altro, in questi giorni qua, pochi giorni fa, tra l'altro anche in Veneto, in Italia, ha fatto un sacco di danni, pioggia, vento, grandine. Anche l'Inghilterra, ragazzi, non è stata risparmiata. E qua abbiamo avuto talmente tanto vento che nel parco dietro a casa si sono addirittura spaccati alcuni alberi. E lo stesso nel mio orto, adesso andiamo a vedere dei pomodori che avevo legato con delle canne di bambù, ho dovuto tagliarli perché hanno spezzati a metà, il fusto è troppo grosso. Ho imparato la lezione che ci va più terra, i cassoni un attimino più alti perché non avendo radici un po' più profonde rischiano anche di essere meno forti, chiaramente. Non solo, più alti li fai, più fa fatica, poverina, la pianta andare in produzione e dare frutto un po' più forte. Quindi meglio tenerli bassini. Un'altra cosa che ho imparato, meglio tenerli più larghi ed ancorati meglio. Cosa voglio dire? Se tu invece di metterne 8, perché erano 4 e 4, ne metti soltanto 3 e 3, oppure 2 e 2 e usi due cassoni invece che uno solo, li tieni aperti, tanto meglio, posso renderli un po' più forti. Ecco, questo era un po'. Ma è il programma dell'anno prossimo, quindi io ripartirò con la serra, come avete visto all'inizio di questa serie, potete andarla a vedere.
e di metterli in serra e poi in pian pianino spostarli, metterli sul cassone, proteggere con dei nylon, con dei cellophane, che adesso dovrò anche andare a prendere in Amazon. Ma è tutto un programma, si improvvisa, però sono molto soddisfatto dei risultati che ho ottenuto perché non pensavo di arrivare a tanto, ragazzi. Un consiglio che vi do proprio spassionato, fatelo l'orto perché cominciate anche a capire che cos'è la frutta e la verdura che mangiate e cominciate anche ad avere un po' di cultura di quello che è la terra, non fa certo male di sti tempi qua. Questi sono i pomodorini, ragazzi, sono anche caduti 1000 volte e li ho anche più o meno potati, dopo vedete un po' com'è. Ecco, qua ho già piantato, qua ci sarà del radicchio, anche se ha fatto vento e vedete quante aghi del pino che è qua sopra sono caduti. Qui abbiamo lattuga rossa, che questa qua è la nuova, diciamo, produzione che mi sono fatto, due file, così e così divise a metà, questa volta per lungo, con questa retina che devo comprare ancora. Perché è veramente eccezionale. Trovate anche questo link in Amazon, li trovate. E devo prenderne tre anche per fare quelle lì. Qui abbiamo appunto lattughina rossa. E dopodiché guardate le coste quanto grandi sono diventate. Sono stupende, sono eccezionali. Queste coste sono qualcosa di... Guarda che roba, cioè. Le abbiamo già tagliate, abbiamo fatto una mega pentolona. Un vaso invece così più piccole, chiaramente tenute piccole, ce l'ho a fianco a casa, a fianco all'uscita lì della cucina, perché in pratica le taglio tutti i giorni. Guardate qua le autostrade dei ragni. A me dispiace andargli a rompere le scatole. Ecco, questo qua è il pomodoro che ho appena, adesso l'ho ripiantato, rimesso a posto. E l'ho dovuto fissare sempre perché manca terra, vedete? È colpa mia, cioè non è che... E qui chiaramente adesso ho imparato la lezione che cerco di portarlo al massimo a questa altezza qui, anche perché così posso avere tutti i pomodorini sotto. Guardate qua cosa ha fatto il vento. Però abbiamo i pomodori, ragazzi, vedete quanti. È impossibile controllare bene, anche perché ultimamente è veramente poco tempo, come sempre. Altra soddisfazione enorme è l'acqua. Io non ho mai usato acqua di rubinetto, mai. Con quella tanica lì grande e le taniche da 25 litri l'una che io ogni volta riempio dalla tanicona, quella grande in fondo blu. Io non ho mai bisogno di acqua da rubinetto. Il nostro bel basilico, lo vedete lì. E questi sono gli ultimi pomodori che ho portato dentro in serra perché poveracci erano caduti in quanto erano. Questi vasi sono meno stabili di quelli là grandi marroni. E quindi ne ho dovuto tagliare un po' di disastri. E qua ci sono ancora pomodori, guardate. Vedete un po' questi pomodori? Non voglio far troppo. Ecco, qua ci sono ancora pomodori, come si può notare, e li prendo man mano, ecco. Dopodiché penso che taglierò tutto, rifaccio tutto e questa volta è andata così, è la prima, quindi non siate cattivi, non siate troppo cattivi con me. Ecco, almeno apprezzate l'impegno. È stata un'avventura. Io spero che vi piaccia questo video, chiaramente. Andiamo in serra. Ecco qua la nostra bella serra. Se vi capita l'occasione, prendete una serra, come vi dico sempre, perché vi potrebbe essere utile, vi dà una grossa mano. E intanto, e poi vi fa un po' appassionare a questo bellissimo mondo che secondo me è eccezionale. È bellissimo, cioè anche il fatto del risparmio. Il risparmio è fondamentale, se ci pensate. Io addirittura sto facendo un piano di accumulo che non ho mai fatto in vita mia, e adesso che sono qua, che vivo
qui la mia nuova vita, che tra l'altro faccio anche il dipendente, non è che sono chissà che, però riesco pazzesco a risparmiare ed investire, che prima non l'ho mai fatto in vita mia. Cioè, spero passi il messaggio veramente, perché vuol dire che quando avrò 50 anni, adesso ne ho 41, 50, 60 anni, primo, qualsiasi cosa succede, tu hai i tuoi soldi da parte, è una specie di assicurazione, in più si rivaluta, quindi non perdi con l'inflazione. Secondo, metti che un giorno hai bisogno di cambiare la macchina o qualsiasi cosa e vuoi farti una vacanza, ce li hai. Dici, oddio, come faccio? Non ho i 2.000 euro. Cavolo, ho 10.000 messi via, 5.000, 3.000, quello che è, quello che riesci, chiaramente. L'importante è che dedichi almeno un 10-20% del tuo stipendio dedicato al risparmio e cerchi di non toccare e farlo fruttare. Porterò una piccola serie di video sulla finanza personale. Io non sono né un guru, né un, come si dice, un millantatore, né un esperto di finanza, ma io vi parlo per pura esperienza personale, anche perché siamo arrivati qua, ve lo dico, con zero, quindi zero soldi, zero inglese, zero lavoro, zero conoscenze, niente, nulla. E adesso, cioè, vi vedete attorno cosa c'è? Stiamo parlando di due lavori semplici. Vi dico già, ragazzi, che Anna è riuscita in quello che era uno dei nostri sogni. Rimanesse in parte a casa da lavorare. Secondo voi in 3 anni, partendo da zero, in Italia, perché prima eravamo in Italia, partiti dall'Italia con meno di nulla, con poco nulla, un po' ci hanno aiutato i genitori, bisogna dire la verità, però oggi siamo qua. Cioè, quello che abbiamo fatto qui, l'abbiamo fatto con le nostre mani e usando il cervello e sapendo gestire bene il denaro, risparmiando e facendo tutto quello che serve. Panoramica sull'orto, ragazzi. Adesso in questo momento andiamo a vedere anche l'ultimo raccolto. Vedete qua? Io queste me le porto a casa da lavorare. E questo è il cisternone del recupero dell'acqua. Andatevi a vedere anche quel video lì. E questa qui è sono le coste, eccole là. Che io utilizzo, le taglio al volo, così mi faccio l'insalata, quindi puoi usarlo sia per fare i minestroni, se proprio ti fai una bella padella come gli spinaci praticamente, oppure la usi proprio come insalata, la taglio fresca tutti i giorni, ed è eccezionale, squisita, io proprio la adoro, con un po' di pomodorini, oppure puoi fare un po' di mozzarella, e c'ho il basilico, e i pomodori, cioè, capite che io mi faccio un piatto con poco. Con quest'acqua qui, importante, altra cosa che sto facendo, non pensate che io sia diventato taccagno tutto su un colpo, però mi piace proprio tanto l'idea del risparmio, anche e soprattutto per un discorso di impatto ambientale. Cosa significa? Che se io riesco a recuperare l'acqua che ho qui e che riusciamo a recuperare, perché questa qui è sempre piena adesso, sempre, sempre piena, sempre piena. Chiaramente non lo utilizzo più per l'orto, oppure molto meno, chiaramente adesso che è inverno. Io questa acqua qui la sto utilizzando per il WC. In Inghilterra, stranamente, l'acqua è più costosa della corrente. Quindi ho detto, beh, se io lo utilizzo per fare, per il bagno, capite come si fa? Quindi per me le case dovrebbero avere tutte il recupero dell'acqua. Piovana, una vasca sotto il tetto con pompa, in qualche modo come facevano i romani, infatti i romani erano capaci, loro erano esperti nel recupero e nel riciclo dell'acqua. E oggi si spende e si spande così. E questi sono mediamente la raccolta che io faccio circa una volta alla settimana, stiamo parlando appunto di più o meno di 2 kg, 1,5 kg, 2 kg, i pomodorini misti tra gialli e rossi. Non è male, pensateci un po' quanto costa. Capite che allora il mio investimento è stato buono, no?